Sì, ci ho lavorato, guarda, pochi mesi fa, proprio. Quindi, fantastico, va bene. Abbiamo cercato quindi di unire delle cose vecchie, delle cose più contemporanee, delle cose che abbiamo fatto espressamente, soprattutto per Arianna, che Stefano voleva una specie di Hansel e Gretel. Dunque, per esempio, abbiamo preso degli impermeabili dei vecchi Barbour, abbiamo smontati, abbiamo reinventato una forma proprio su di lei, che ha un po' la forma comunque dei disegni di Stefano. Per i personaggi, fra virgolette, contemporanei, abbiamo dovuto cercare una cifra comunque un pochino astratta, quindi abbiamo mescolato cose vecchie, comunque dagli anni 70 in poi, diciamo. Questa è la giacca della ragazza con della melograna. Ed è un disegno di un ricamo appunto del 1600. Abbiamo riprodotto, adesso stiamo facendo ricamare. Io ho tutte le campionature di colore della scenografia, di tutti gli ambienti, ho le foto degli ambienti. Senti, Benito, mo ti stai, appena è pronta la stoffa te la faccio stirare così lo tagliamo, eh? Non ci sono bianchi e neri netti, ci sono dei neri che invece sono dei neri chiari o dei seppia, come li chiamo io. E dei bianchi che sono in realtà dei bianchi, dei beige molto chiari o dei mastici, come li vuoi chiamare. No, c'è un grosso lavoro sul colore. La fodera del vestito di Fumagalli. Ho tagliato il mantello per pistoli che adesso viene, che sarebbe questo qui, che sarebbe questo. Poi ho tagliato il vestito per l'attore principale, quello spagnolo, che è arrivato ieri sera, l'ho misurato. E poi ce lo dovrei da fare anche questo 600 qui, adesso mi devono mandare delle misure e dovrei tagliarlo. Come si chiama il personaggio? Lilù. Di Lilù, che indosserà un abito che l'idea è un vecchio abito da teatro. Quindi quello che noi andiamo a fare è una decorazione prima in oro e argento stampata su velluto, che poi andrà impreziosita con un po' di pietre, paillettes, perline, ma tutto deve essere molto stanco, cioè l'idea deve essere di un qualcosa che esce da un baule di un vecchio baule di teatro. Quindi io mi riporto il disegno, poi mi faccio una maschera. Con questo abbiamo fatto il campione. E poi andiamo a stampare sul velluto e fare tutte le lavorazioni di invecchiamento. Cioè, ci sono personaggi, per esempio come la contessa Orsini, che fanno un po' parte del loro ambiente, dunque devono essere in sintonia perché lei si muove in un suo mondo particolare, no? E dunque in sintonia. Ci sono i ragazzi che invece non sono in sintonia con la scuola perché sono molto più colorati della vecchia scuola. Ci sono i professori che sono più in sintonia invece con l'ambiente perché sembra che stiano lì da sempre. Non... Appunto, tutto il tempo è molto sospeso nel film. Il concetto di tempo mi sembra abbastanza relativo. Piacere, e se si accomoda, faccio prendere le misure. Sì.